Buongiorno ragazzi, quest'oggi vi porto a Trieste. Trieste è capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia. Nel momento in cui ci siamo andati era in zona bianca, quindi boh, pazzesco. Senza coprifuoco, senza restrizioni, la mascherina era obbligatoria, ma si respirava quel senso di libertà che non avevamo ormai da mesi. Non mangiarlo tutto, così lo mangio io proprio. No, ripeto. Appetito. Anche qui. Ma dai, che grande. A Trieste sono presenti 4 sculture per raccontare la città, di 4 poeti diversi, tra cui possiamo ricordare Joyce, D'Annunzio e Umberto Sau. Ma le piacciono le grammi? Ad avere un soggetto se ti muovi. Trieste sta a pochi chilometri dalla Slovenia. Slovenia che ci siamo andati esattamente l'anno scorso, quando abbiamo fatto il nostro road trip in Croazia. Non so se vi ricordate. Comunque vabbè, se volete vedere i video ci sono ancora nel canale. Ragazzi, qui a Trieste fa caldissimo, è il secondo di giugno, per cui inizia a fare i primi caldi, peccato che non si possa andare al mare. Il porto della città è meraviglioso, abbiamo avuto la fortuna di vedere delle vere e proprie meduse enormi girare nell'acqua del porto. Mi ha ricordato un po' Genova per certi versi, uno spettacolo veramente. Peccato non ci fosse la spiaggia perché un tuffo non ci sarebbe stato male. Sirens in my head. So looking at what's ahead. È uno zosto ma... Quando scendiamo, prendiamo un calice. Poi li ha lasciati in autostrada. Ragazzi, adesso siamo nella parte alta di Trieste, dove c'è la cattedrale qui dietro. Invece qua dietro gli alberi c'è il castello. No. Adesso andiamo a vedere la vista sulla città. Ma non è detto. Let it shine.
quel giorno siamo stati mega fortunati. Il castello di San Giusto era gratuito, non so per quale motivo, figata. All'interno si possono vedere alcuni musei, tra cui quello dell'armeria, che abbiamo visto noi. E si può fare un giro intorno alle mura per godersi il panorama dall'alto della città. What's happening?